Adesso chiamiamo qui sul palco il presidente Antonio Catricalà, presidente dell'organismo Agenti e Mediatori, ma insomma questo è riduttivo perché ha un curriculum molto ma molto più lungo. Eccolo qua il presidente Catricalà. Buonasera. Antonio, ciao Antonio. Il nostro presidente Paolo Righi è un uomo fortunato come molti leader più grandi di lui e più piccoli di lui. Festeggia questo quarantennale in un momento non negativo per la categoria, per il mercato immobiliare. Non è negativo. Io da quando sono vigilato da Banca d'Italia in quanto presidente di OAM, e sono presidente di OAM anche per l'intervento di Paolo Righi perché FIAIP mi ha votato e quindi anzi ha molto sostenuto la mia candidatura, devo dire che quando leggo, da quando sono vigilato da Banca d'Italia, guardo il sito di Banca d'Italia e l'altro giorno ho visto un'indagine che era buona, un'indagine che dava 3 dati positivi e 3 dati positivi su 4 sono in genere un grande risultato in un momento come questo. Certo, siamo ancora nel tunnel, però non è che tutte le luci che si vedono nel tunnel sono necessariamente dei tir che ci vengono a travolgere. Probabilmente qualche dato positivo lo possiamo registrare, per esempio che i prezzi si sono stabilizzati. Questo è un risultato secondo me molto importante. Ed è importante il fatto che siano stabili anche i mandati, sì, in alcune zone i mandati sono scesi, però non ci sono molte più decadenze, questo voglio dire, cioè alla fine c'è un rapporto di fiducia tale tra il mandante e il mandatario che anche nelle difficoltà del mercato regge il contratto, regge il mandato, regge questa possibilità di spendere il nome. E questo grande potere che è dato ai mandatari, agli intermediari, si risolve poi in un'attività che fa bene a tante cose, fa bene anche alle banche, farebbe ancora meglio alle banche se le banche seguissero un po' l'evoluzione dell'intermediazione immobiliare, anziché mettersi in concorrenza con l'intermediazione immobiliare. Per esempio, molti mandati decadono perché non si è ottenuto il mutuo, ma se il mutuo non si ottiene perché la banca pretende un reddito fisso, bisogna andare a 20 anni fa, cioè 20 anni fa il reddito fisso garantiva, oggi la banca si deve accontentare dell'ipoteca, non può chiedere un reddito fisso quando la gran parte dei giovani che hanno bisogno di case non ha un reddito fisso, cioè è un po' un ossimoro, significa andare contro il mercato, andare un po' contro tutto quello che in fondo sta succedendo in Italia. Come credo che qualche ulteriore passo avanti, qualcuno si è fatto rispetto agli anni in cui con l'IMU la tassazione immobiliare è diventata insopportabile, qualche piccolo miglioramento c'è stato negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, però per dire la verità c'è ancora moltissimo da fare. Io ho visto che Paolo Righi chiama questo insieme di tassazione sull'estate la zavorra fiscale sugli immobili. È una zavorra, sì, bisogna buttarla giù dalla mongolfiera perché questo mercato possa salire alle vette cui merita di salire, perché in fondo, diciamocela tutta, in una situazione in cui il mercato immobiliare è talmente volatile, in una situazione in cui non c'è certezza sui risultati politici, sulle candidature politiche, in un momento in cui non si sa che succederà in Germania tra un po', in Francia tra un altro po', non sappiamo come andrà a finire nemmeno questo referendum, cioè in un momento di incertezza assoluta, l'unico, secondo me, vero investimento serio è un investimento in immobili. Quindi è una sorta di sicurezza, come una volta si comprava l'oro
oggi io credo che l'unica certezza per un padre di famiglia sia comprare l'appartamento per i figli o comunque per la famiglia, e su questo la famiglia italiana è molto legata alla proprietà della casa. E devo dire che questo atteggiamento di sfiducia delle banche verso chi chiede i mutui è ingiustificato, perché in Italia gli italiani pagano i loro debiti, pagano i mutui. Sì, sono indebitati, però non c'è questa sofferenza così grossa come c'è invece in altri paesi. Bene Paolo, grazie. Dovevo fare un saluto, mi sono lasciato prendere la mano. Ci vediamo stasera. Grazie, grazie. Ciao Antonio. Grazie. Grazie. Allora,